Ora, ok, in realtà abbiamo anche questo, Altopiano Firodra e Lago Dragone. Lago Dragone ci andiamo. Spostati un pelo. Ancora un po'. Ok, sta di là. No, Lago Dragone ci andiamo, stiamo scherzando? Già là c'è l'Altopiano Firodra. Dove c'erano i tre alberi dopo. Però Lago Dragone lo voglio. Cortufo nero. Ah, tra l'altro abbiamo anche vari insetti da prendere. Gli spadaccini lì, dai. Gli scarabei. Ci sono anche loro. Altopiano Firodra perché? Perché c'è Firodra che gira? Ah, salve. Ok, penso di sì. Dato che comunque bazzica in ste zone. Quella? Ah, le silentelle, ok. Vabbè, alla fine non mi interessa molto. No, un'altra cosa, i Korogu. Quei Korogu che ho preso qua, mi sa, erano qua. Stai zitta, te. Escono solo di giorno? Ma salve. Dov'è il quinto? Qua. Olè. Perché non li vedo di sera. Cioè, se, di sera sarebbero sgamabilissimi. Dato che comunque già li senti. Poi li vedi perché vedi il fascio. Io devo andare. Là c'è anche l'altopiano pioppo volendo, eh. Da quella parte. Dov'è? Aspetta, dov'è? Vai di là. Ok, dietro la montagna, quindi. Facciamo che passiamo per il lago Pioppo. Non devi cadere. Oh! Ciao. Mi serve un'armetta per sconfiggere questi cosi schifosi. Ma qua c'è il laghetto questo. Che in realtà. Ma cacchio, ma è pieno di drobi e d'argento. Lì c'è un altro. Ho visto un altro boblin d'argento. Ah no, quello è il robo. Ok. È il tronco. Ma noi sto lago l'abbiamo fatto? Ah no, lì c'è un qualcosa. Che è un pozzo. Quindi non c'entra niente. Mi sembrava un robo dei. Dei Korogu. Vabbè, qua ci sono loro. Che non fanno niente. Lì sopra c'è qualcosa. Lì la casetta lì mi sembra o delle donazioni. E se fosse delle donazioni, vi ricordo che c'è un ricordo. Scusate il gioco di parole. Che me lo faccia entrare, insomma. Cioè, c'entra con robo delle donazioni. Questo intanto va qua. E ok. Non vorrei che fosse quello, eh. O comunque se l'ave che l'avessimo già scoperto. Fa lo stesso, vediamo. Vediamo. Qua c'è un fiume. Proviamo ad andare qua sopra. Lì vedo dei sassi. Ah no, sono i sassetto rock, ok. Sarebbe stato bello tipo sasso rock muschiato. Ah no, che poi non c'entra niente con le donazioni. No, ma diventano.
Bello, diventano bianche. Non c'entra con le donazioni, vero? Ah, sì. Ciao. Questo è uguale a quello di prima, però. Ok, no, forse non sono tutti diversi. Pensavo avessero usato 900 modelli diversi. Detto non sarebbero dei pazzi. Ottimo. Questo è quello che dicevo, appunto. Però pensavo fosse all'inizio, in realtà. Che quelle lì fossero delle robe, delle donazioni. Ok. Adesso con questa ce ne mancano di meno. Quanti ce ne mancano? Tre? O due, no, due, tre o quattro, non so. Che pioggia insistente, non smette più. Hai seguito le orme di tuo padre. Ti sei allenato tanto e ora sei una guardia reale. E sei Chi è il migliore. padre di Sei Link? scelto dalla spada che esorcizza il male. Hai raggiunto risultati ammirevoli. Ma Cacchio, c'è un gioco in cui si vede il padre di Link? se tu non avessi avuto alcun talento per la spada, e nonostante questo ti avessero costretto a diventare una guardia reale, solo perché la tua è una famiglia di cavalieri. Se te l'avessero ripetuto Mi all'infinito, sembra una cosa ri che riguardi lei, però. Che riguarda lei. avresti intrapreso lo stesso cammino. Mi sembra più... cioè, come se parlasse per se stessa. Ovviamente ha usato l'esempio di Link, no? Cioè, come se lei, per esempio, l'avessero costretta a diventare una sacerdotessa. O sbaglio? O sbaglio? Praticamente così. Ma proviamo ad andare di qua. Ce la faccio? Sì. Scalato montagne peggiori. Non se l'è passata molto bene lei, eh? Non proprio. Vai tranquilla, adesso arriviamo da te. Ti verremo a salvare. Qua dove sono? Ah, qua tra l'altro vedo il pallino dell'ultimo colosso. Che per ora se ne sta lì, beato. Ma qua sopra c'è qualcosa, eh? Parte una volpina che si salva perché è carina. Salve? Salve. Ma buonasera. Siamo a 17. Ha voglia. Quello che punta è? Punta del cacchio. Adesso noi dovremmo andare verso di là. O sbaglio? No, non sbaglio, ma non è neanche giusto. Perché dovremmo andare di là. Dobbiamo andare al Lago Dragone, ok? Cioè facciamo il giro un po' esterno, poi giustamente arriviamo anche al limite in basso e poi andiamo su verso il posto di Gerudo. Mi dispiace più che altro, magari lo facciamo dopo i Gerudo. Torniamo su e facciamo il pezzo sopra i Gerudo, perché sono sicuro, ho saltato qualcosa di certo. Forse ho capito anche perché si chiama Lago Dragone, perché cioè, tipo sembra Fiume Dragone, ok. Sembra un qualcosa, però noi dobbiamo andare all'altopiano Pioppo, adesso che ci penso. Prima dobbiamo passare di là. Qui sotto queste radici non c'è niente. No? Ok, questo... Che strano. Cioè fa... Fa strano. Vedere praticamente che non c'è quasi più nessuno. Cioè la popolazione si restringe a Finterra, Cavalieri
Calbarico, comunque quei robe lì. Mentre qua ci sono tutti i campi deserti, pieno di mostri. Fa strano. Cioè, mi sembra, sapete cosa? Tipo l'attacco dei giganti. La popolazione è costretta a rimanere dentro, in quel caso delle mura, ma in questo caso dentro delle città. Che sì, comunque sono sparse in giro, ok. Però non hanno libertà perché sennò vengono attaccate. E tutto il resto è pieno di mostri. Non lo so. Là è pieno. Pieno zeppo. Passo di qua io. Non mi calcolate. C'è qualcosa qua sopra, magari? No. Moscia no. Aspetta te. Cacchio. Ti è andata bene. Mi hai fatto sprecare un colpo. Bacchetta del fuoco, ecco, vedete? Ah, non ce l'ho. Non ce l'avevo. Ho quella delle meteore, ma non quella del fuoco. Ok. Ottimo. Ah no, questo è un pozzo. Niente, pensavo fosse. Un coso di quell'altro, dai. Ora il fatto è, vado di qua? Sì, dai. Voglio andare a vedere quel robo che brucia. Lì ho visto qualcosa. Sembrava un Korogu. Voglio vedere queste cose. Che sono accampamenti. Qua c'è una torre anche. E no, sì, tranquillo, sto divagando molto, ma sono cose che alla fine vanno fatte, che voglio fare. Quello non vorrei che fosse il tronco che si era rotto prima. Quel tronco rotto. Qui c'è qualcuno? Ah, ciao. Salve. Ah, comandati pure accanto al fuoco. Sono un mercante ambulante ghiroccio. Che epoca bislacca la nostra. È l'unico modo per, che ho per rifornirmi è andare nei boschi e procacciarmi la merce. Ok. No. Fammi vedere cosa c'hai te. Frecce di legno. Le frecce di legno mi servono. Dammi qua. Perché le ho finite, me ne mancava una. E basta, del resto tieni tutto. Cos'è che ha scritto? Faresti bene, guardate le spalle, oh. Stai calmo, eh. Io vorrei quel coso. Cos'è? Lì c'è un accampamento, ma questa? Oh, ciao. Aspetta, no, non farmi sprecare. Salve! Non c'è nessun Korogu? Ah. Ah no, aspetta. Volevi! Guarda che c'hanno tutti la stessa faccia. Toh. Si impari. Volevi! No, maledizione. Ormai tutti gli accampamenti. Bello questo. Ce l'ho, vero? Sì. È molto più bello. Tutti hanno questi cosi. Almeno uno d'argento c'erano tutti gli accampamenti adesso. Oh, maledizione. E io uso sempre la spada del ghiaccio. Dov'è? Dove è volato? Ah, è là in acqua.
Poi è partito via. Vai, amico. Ciao. Ah, carica solo così? Riesco a buttarli in acqua? Oh, muore! Muore direttamente! No, però no, perdo tutti gli oggetti! No, bellissimo! Bellissimo, affogano completamente! Cacchi i miei oggetti! No! E vabbè! Qua ci vede qualcosa, no? Devo andare a fargli vedere la... Aspetta, questo si sposta. Non così, ma così. Ok. Ottimo. Devo andare a fargli vedere la spadina al bambino. Data così è bruttissima. Per... Dove vai? Maledette lucertole, troppo veloci. Là ho visto qualcos'altro. Guarda quanti sono. Schifosi. E vi tiro il pietrone sopra. Sai quanto me ne frega? Toh. Maledetti. Guarda che cattivo che è. Per un opale. Mamma mia, è cattivissimo. Ah, qua no. Aspetta, non è il tronco. È un altro. Ma che cacchio di alberi c'erano qua? Per me è un robo di giganti sta roba, perché ci sono sti tronchi enormi. C'erano dei teschi enormi. Boh. Grazie per la pietra. Bisogna vedere da chi era popolato. Cosa? Ah, l'ho già fatto. Questo forse me lo ricordo anche allora. È quello che mi aveva colpito in pieno. Ok. Ok. Per cui? Andiamo di là. Sì. Forse riusciamo ad andare all'altopiano pioppo, eh. Forse. Lì tra l'altro non c'è. Sì, sono quelle due montagne che si stringono, che poi di là c'è il sacrario, ok. E fin qua ci siamo allora. Ci ritroviamo. Anche se in realtà io a sto punto ho perso. Quel coso. C'era mi sa un Korogu. Qui c'è qualcosa. Scrigno che vieni fuori. Ah, non mi sa che era di là. Cosa mi dai? Va bene. Ok. Non so più cosa farmene di sti opali. Io vendo tutto, tanto. Qui ho visto un qualcosa. Ciao. Ciao. Poverino. Avevo visto un qualcosa. Ah, vabbè, sparito. Sembrava una specie di Korogu. Che aveva scintillato, scintillinato. Linate. Aveva fatto qualcosa di brillante, ok? Dritto! Altopiano pioppo! A noi! Poi riusciamo ad andare all'altopiano. Oddio, ma sono un'ora! Ma perché sono già un'ora? Che palle! Ogni volta, sempre così. Ti giri un attimo, ammazzi due mostri. Sei un'ora, e vabbè.
conviene arrivarci. Eccoci. Salve. Ma che cacchio. Ancora voi. Avete qualche scrigno? No. Posto, me ne vado. Semplice. Ah, questo era l'altopiano pioppo. Ah, tutta sta roba per cosa? Per un robo loro. Capisco. Ah, non ho capito. Sembra giusto. C'era qualcosa sopra. Spero. A parte quelle tre rocce là. C'è anche un Korogu? Mazza, oh. Ok, qua c'è un buco. Ok. Perché lì c'è un buco? No, aspetta, dove sono le rocce? Da qua. Forse devo tirarle. Una di queste tre rocce va lì. Ma è possibile? Ci possono arrivare? Aspetta, diamoci con col boomerang. Proviamo. Grazie ragazzi, grazie. Grazie mille, grazie. Sono io. L'ho fatto io, eh. L'hai visto? Bello? Sono un fenomeno. Lo so. Lo so, tranquilli. Lo so. So benissimo. Come? Ah, mi volete mandare dei soldi? Ah, allora vi lascio... Sovrappressione... No, cosa? Sovra? Vi lascio in sovrappeso? D'altronde quando c'è la classe, cosa vuoi che sia, no? Due sassi tiratili così. Faccio di peggio. Dove sto andando? Forse nella direzione sbagliata. Io non dovrei salire sta montagna, vero? Non è nella mia giurisdizione. Oh cacchio, sta roba mi ha ricordato un sacco il Lionel che c'è dentro l'arena. Quello me la deve pagare, ma tanto. Quello come va ucciso. Quello va ucciso. Poi va aspettata la notte rossa, ricompare e va riucciso. Quello deve pagarla, ma brutalmente. Ok, qua fa freddo. A noi non ci interessa. Siamo temerari. No, ok, là sopra non c'è un cacchio. C'è il sacrario. Per cui è una zona vecchia. E noi non interessa. Perché noi dobbiamo andare. Due cacchio sono finito. Di là devi andare, dai. Forza. Fai il lungo viaggio. Dobbiamo andare? Devo farmi una lista. Una lista di cose da fare. Oddio, cos'è quella roba? Che cacchio è? È sacrario? What the hell? Ma brilla così? Che a parte tutta la lumiserite che c'è qua. Che in realtà schifo non farebbe. Però vabbè,
Fa lo stesso, dai. Questo posto sotto? Ah no, ok, ci siamo. Siamo arrivati. Siamo arrivati, ragazzi. Questa è una statua di un drago. Cosa? Ah no, è una statua. Cacchio, c'ero vicino. Lo stavo per sorprendere. Ci andiamo ovviamente con la ghiacciata. Aia, oh. Schifoso. Io ti vengo a trovare. Te sei tutto da solo qua. Questo è il ringraziamento che mi fai? Schifoso. Ma guarda te. Ingrato. Ok, c'è una statua. No, ma è la fonte. Questa è la fonte. È la fonte del coraggio? Fonte del coraggio, squame di Firodra. Ti indicherò la strada. Wow! Ma buongiorno! Ecco qua. A lei. Pensa a te. Allora c'entrava davvero qualcosa. Ok, è ottimo. Abbiamo tutte e tre le fonti. Succede qualcosa? Come... Cos'è che era? Wind Waker? Wind Waker è bellissimo quando prendevi tutte e tre le fonti. Ora posso procedere. Ok. Però non mi fa niente. Vabbè. Shikuchofu. No, sapete cos'è che non capisco? Se io... Perché io adesso ho trovato come primo drago Eldra. Ok? Se io non avessi trovato Neldra come primo drago, ma appunto Firodra è il più vicino, volendo, no? Bastava scendere lì che gira per il ponte. Se io avessi trovato per primo lui, come facevo a capire che... Perché per Neldra mi ha detto di staccargli la squama e di offrirla. Però come facevo io a capire chi fosse? Perché forse no, era... No, impossibile. Giravano tutti. Neldra era quello incatramato. Che strano. Shikuchofu. Non capisco. Cioè, ok, è un coso. Alla fine è un coso. No, aspetta, non ce l'ho già? Ma cacchio, ma ce l'ho già. Che palle. La butta via. Alla fine è un gioco in cui tu. È un open world, no? In cui tu puoi esplorare come vuoi. Non, cioè, non hai percorsi prestabiliti da fare, no? Però appunto, se io avessi per primo scoperto Firodra, come facevo a capire? Primo, che era, c'entrava con le fonti. Secondo, che dovevo staccargli il pezzo e offrirlo. Perché per Neldra era lì aggrappato. Te sapevi che c'era il drago. Offrivi la cosa perché te l'ha detto. E anche di staccargli la zampa, ti ha detto. Cioè, di la squama. Non lo so, è strano. Cioè, era una roba del tipo Firo, cioè il primo che incontravi lo trovavi incatramato. Anche se adesso che ci penso, Oldra era incatramato, no? No, Oldra non c'aveva gli occhi. Ecco, vedete? Perché proprio Neldra era incatramato? Questo che non capisco. Qua tra l'altro ho lasciato uno di questi. Grazie. Grazie mille. E poi qua è pieno di Lidalfoss, guarda lì. Ciao ragazzi. E si ammazzano. Dato che io sono una persona intelligente. Oh, sono un Lidalfoss. Sono vostro compagno. Ragazzi, ma perché mi attaccate? Come parlano questi? Oh. Stai calmi, eh? Sono con voi, ho detto.
Non lo so. Non c'è niente qua. Ciao, sono Littlefoss. Perché sto cosa c'era con me? Lasciami stare, oh. Quella bro. Quella. Che animali stupidi. E vabbè. Che cos'è? Ah, ciao. Qua ci sono i durian. Ok. Sta andando molto a scatti. Non vorrei che stesse generando qualcosa di enorme. Qua sotto c'è qualcosa. Ok. E va bene, questo era il coso, quindi. Non mi pare ci sia. Questi sono altri Lizalfos. Posso sorprenderli? Sono un Lizalfos. Si è fatto male da solo quello. Ok. C'è anche il coso da ciuciù? Il vestito da ciuciù? Sarebbe bello.